Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sono i tozzetti toscani. Per preparare i tozzetti toscani occorrono 4 uova intere, 350 g di zucchero, 350 g tra nocciole e mandorle e se volete anche noci, io ho messo solo nocciole e mandorle, 500 g di farina, una bustina di lievito per dolci. L'impasto dei tozzetti toscani è molto semplice perché basta mettere tutti gli ingredienti dentro la planetaria, a parte le nocciole e le mandorle, e impastiamo. Allora, mettiamo la farina. Mettiamo le uova. Lo zucchero. E la bustina di lievito, mi raccomando, setacciate sempre il lievito perché in genere ha i grumi che poi non si sciolgono durante la cottura. Impastate e per ultimo si aggiungono le nocciole. Dopo 2-3 minuti il nostro impasto è pronto. Adesso dobbiamo incorporare le nocciole e le mandorle. Ma cosa? Mettiamo sempre un po' di farina sulla spianatoia. Dopodiché portiamo il nostro impasto di essa. Allarghiamo per benino. Adesso incominciamo a incorporare le nostre nocciole e mandorle. Ed ecco qua che il nostro impasto è pronto. Adesso andremo a formare i classici cordoncini. Mettiamo sempre la farina, il nostro impasto si aggiungerà. Poi ne tagliamo un pezzetto e facciamo il nostro cordoncino. Fatelo di 4 centimetri, non di più, tanto poi in cottura allargheranno. Poi dopo aver fatto il cordoncino l'appiattite un pochino, dopodiché lo disponete su una teglia con carta forno. Qua. Se volete renderli un pochino più dorati, potete metterci il torlo d'uovo. Io evito di metterlo, ne ho già messi 4 dentro l'uovo, preferisco toglierlo. È solo un fatto estetico. Adesso lo andremo a infornare a 200 gradi per circa 20 minuti, 15-20 minuti, dipende dal vostro forno. A dopo. Ed ecco qua che i nostri tozzetti sono pronti. Adesso li lasciamo raffreddare, dopodiché li taglieremo a spicchiettini e li metteremo un pochino in forno a tostare. A dopo. Adesso che si sono raffreddati, li taglieremo e gli daremo la forma tipica dei tozzetti, dopodiché li andremo a tostare per altri 5-10 minuti in forno. Dovete tagliarli non per lungo, ma per traverso. Con un coltello seghettato, che è meglio, gli date la tipica forma del tronchetto, 1 cm di larghezza, vedete?
ed ecco qua. Adesso le mettiamo in una teglia, come vi ho detto, le andremo a tostare 5 minuti da una parte, poi quando siamo in forno le rigiriamo dall'altra parte finché sono ben indorati, dopodiché sono pronti. Ed ecco qua che i nostri tozzetti toscani sono pronti. Sono veramente buoni, facili da preparare e molto gustosi. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!